E Shepard? Lui è uno spaziale. Ha trascorso gran parte della sua vita a bordo delle navi. La sua famiglia ha una lunga tradizione militare. Entrambi i suoi genitori erano nella marina. Ha provato il suo valore durante l'assalto, respingendo le forze nemiche fino all'arrivo dei rinforzi. Se Elysium esiste ancora è solo grazie a lui. Il suo coraggio è indiscutibile. L'umanità ha bisogno di un eroe. Shepard è il migliore che abbiamo. D'accordo. Siamo in prossimità del portale di Arcturus Prime. Sequenza di trasmissione avviata. Comandante. Connesso. Calcolo massa in transito a destinazione. Il portale è attivo. Acquisizione vettore di avvicinamento. Prepararsi al transito. Avvicinamento in corso. Attraversamento portale tra 3, 2, 1. Propulsori, ok. Navigazione, ok. Pozza di emissione interna attivati. Tutti i sistemi sono in linea. Deviazione, 1500 km. Un margine accettabile. Il tuo capitano sarà soddisfatto. Quel tizio non mi piace. Nilus ti ha fatto un complimento. Perché lo detesti? Ho appena attraversato mezza galassia e colpito un bersaglio grande come uno spillo. Altro che accettabile, è straordinario. E poi gli spettri portano solo guai. Non mi piace averlo a bordo. Sarò anche paranoico. Lo sei, infatti. Questo progetto è stato finanziato anche dal Consiglio. Hanno il diritto di mandare qualcuno a controllare il loro investimento. Questa è la versione ufficiale, ma solo un idiota ci crederebbe. Di solito non inviano degli spettri per un semplice viaggio inaugurale. Il capitano ci sta nascondendo qualcosa, me lo sento. Joker, rapporto. Abbiamo appena attraversato il portale, capitano. Sistema di occultamento attivato. Sembra tutto ok. Bene, ora trova una boa ricetrasmittente e collegaci alla rete. Voglio che il comando dell'Alleanza abbia un rapporto prima che raggiungiamo Eden Prime. Agli ordini, capitano. Meglio che si tenga forte, signore. Credo che Nilus la stia venendo a trovare. È già qui, tenente. Dì al comandante Shepard di raggiungermi nella sala comunicazioni per un debriefing. Subito. Hai sentito, comandante? Sembrava arrabbiato. Forse la missione non procede secondo i piani. Il capitano ha sempre quel tono quando parla con me. Chissà perché. Thank you.
Circa 1200 anni fa, i Turian vennero invitati a unirsi. Il capitano ti aspetta nella sala comunicazioni, comandante. Fossi in te, non farei aspettare il capitano, comandante. Ti giuro che l'ho visto. Mi è passato accanto come se fosse nel bel mezzo di una missione. È uno spettro, loro sono sempre in missione. Complimenti, comandante. Il viaggio è stato molto tranquillo. Stai andando a parlare con il capitano? Stavo giusto andando a fargli rapporto. Con tutto il rispetto, signore, spero che ti confiderà qual è il vero obiettivo della nostra missione. Pensi che i pezzi grossi dell'Alleanza ci stiano nascondendo qualcosa? Se non dobbiamo far altro che collaudare il sistema di occultamento, perché c'è il capitano Anderson al comando? E poi quel Nihlus? Gli spettri sono agenti speciali. Il meglio del meglio. Perché inviare uno spettro Turian, a un viaggio inaugurale? Non ha senso. Non ti fidi di Nihlus? Non mi piacciono i Turian in generale. È una cosa di famiglia. Mio nonno ha combattuto nella guerra del primo contatto perdendo un sacco di amici per colpa loro. Ormai sono passati 30 anni. Nihlus non c'entra nulla con quella guerra. No, è vero. Ma avere uno spettro a bordo non mi fa dormire sonni tranquilli. Specialmente se è un Turian. Noi siamo una nave dell'Alleanza, della Marina Terrestre. Ma Nihlus non prende ordini dal capitano come tutti noi. Gli spettri non rientrano nelle normali gerarchie di comando. E di certo non si scomodano per assistere a un viaggio di collaudo. Sembra che Nihlus sia pronto a entrare in azione. Non mi piace per niente. Cosa sai dirmi sul sistema di occultamento? So solo che ci rende invisibili ai sensori, tecnologia di ultima generazione. E la Normandy è l'unica nave della flotta ad avere questo motore sperimentale. Ma perché tutti questi uomini? Un equipaggio ridotto sarebbe stato più economico. E poi c'è quel Nihlus. Mi pare ovvio che questo viaggio inaugurale sia solo una copertura. E per cosa? Magari lo sapessi, comandante. Secondo me ci nascondono qualcosa. E non mi piace essere tenuto all'oscuro delle cose. Lo chiederò direttamente al capitano, quando lo vedo. In bocca al lupo, comandante! Sono cresciuto su Eden Prime, Doc. Non è un posto molto frequentato dagli spettri. Che ne pensi, comandante? Non resteremo su Eden Prime troppo a lungo, vero? Ho bisogno di un po' di vera azione. Spero tu stia scherzando, caporale. La tua vera azione termina sempre con una lunga permanenza nella mia infermeria. Calmati, caporale. Un soldato deve sempre mantenere il sangue freddo, non solo in battaglia. Mi dispiace, comandante, ma ormai sono stufo di aspettare. Non ho mai affrontato una missione come questa. Abbiamo uno spettro a bordo. Comportati come in tutte le altre missioni che hai svolto e vedrai che andrà tutto bene. Per te è facile dirlo. Durante l'assalto hai dimostrato di che pasta sei fatto. Tutti sanno che cosa puoi fare. Questa è la mia grande occasione. Dimostrerò a tutti che cosa sono in grado di fare. Sei ancora giovane, caporale. Hai una lunga carriera davanti a te. Basta poco per mandare all'aria tutto. Non preoccuparti, signore. Puoi contare su di me. Cosa sai sugli spettri? Solo quello che ho sentito dire. Gli spettri lavorano direttamente per il Consiglio della Cittadella, da soli o in piccoli gruppi. In realtà gli spettri non hanno alcun potere, almeno ufficialmente. Sono un'organizzazione fantasma con il compito di proteggere e preservare la stabilità della galassia. Proteggerla a qualsiasi costo. Questo è un dettaglio essenziale. Gli spettri sono al di sopra della legge. Perché non esistono spettri umani? In genere, gli spettri vengono scelti tra le specie del Consiglio, come i Turian. È da anni che cerchiamo di inserire un umano tra le loro fila, ma finora non ci siamo mai riusciti. Ehi, comandante! Tu saresti perfetto come spettro. Sei un eroe di guerra, vero? Hai respinto da sola un'intera armata nemica durante l'assalto. Proprio il genere di imprese che piacciono agli spettri. Ah, sciocchezze. Gli spettri non accetterebbero mai un umano, per quanto ne sia perfettamente all'altezza. Tu sei di Eden Prime, vero Jenkins? Com'è? Molto pacifico, comandante. Lo sviluppo è avvenuto in modo razionale, tanto che le città sono prive di inquinamento acustico o ambientale. I miei genitori vivevano nella periferia della colonia. Di sera mi piaceva salire su una collina per ammirare i campi, rischiarati dalle luci dell'insediamento principale. Era magnifico. Ma crescendo mi sono reso conto che era tutto troppo calmo e silenzioso per i miei gusti. Ecco perché mi sono unito all'Alleanza. Dopo un po' anche il paradiso può annoiare. Hai idea del perché Eden Prime sia stato scelto come meta? Non saprei, comandante. Eden Prime è una delle nostre colonie più stabili. Il posto ideale per il viaggio inaugurale della Normandy. Non esiste un pianeta più tranquillo, davvero. Ma ci deve essere qualcos'altro sotto.
Abbiamo uno spettro a bordo. Ecco perché sono così carico. Non vedo l'ora che inizi la vera missione. Il capitano mi sta aspettando. Arrivederci, comandante. Comandante Shepard, speravo che arrivasse qui per primo. Ora possiamo parlare tranquillamente. Di cosa? Sono interessato a Eden Prime, il pianeta verso cui siamo diretti. Ho sentito che è molto bello. Dicono che sia un autentico paradiso. Sì, un paradiso. Sereno, tranquillo, sicuro. Eden Prime è diventato una specie di simbolo per la vostra gente, vero? La prova che gli umani non sanno solo fondare colonie in tutta la galassia, ma anche proteggerle. Ma quanto è sicuro, in realtà? Sai qualcosa, per caso? Voi umani siete ancora inesperti, Shepard. La galassia può essere un luogo molto pericoloso. L'Alleanza è davvero pronta per questo? Credo sia ora di spiegare al comandante cosa sta succedendo. Questa missione è molto più di un semplice viaggio di collaudo. Sapevo che ci stavate nascondendo qualcosa. Stiamo effettuando una missione di recupero segreta su Eden Prime. Ecco perché il sistema di occultamento doveva essere operativo. Perché non ha voluto dirmelo, capitano? Ordini dall'alto, comandante. Erano informazioni da divulgare solo in caso di emergenza. Una squadra di ricerca su Eden Prime ha trovato una specie di sonda durante uno scavo. È un manufatto Protean. Credevo che i Protean si fossero estinti 50.000 anni fa. Restano ancora molte tracce della loro civiltà. I portali galattici, la cittadella e il motore della nostra nave sono tutte tecnologie Protean. È una questione seria, Shepard. L'ultima volta che abbiamo fatto una scoperta del genere, la nostra tecnologia ha fatto un balzo in avanti di 200 anni. Ma Eden Prime non ha le strutture necessarie per gestire una cosa del genere. Dobbiamo portare la sonda sulla cittadella per analizzarla in modo approfondito. Capirai che non sono in gioco solo gli interessi umani, comandante. Questa scoperta potrebbe sconvolgere gli equilibri dell'intero spazio del Consiglio. Avere un membro dell'equipaggio in più non fa mai male. Non sono qui solo per la sonda, Shepard. Nihlus vuole vederti in azione, comandante. È qui per valutarti. Ecco perché me lo trovo tra i piedi dovunque vada. L'Alleanza ha insistito molto per avere questa occasione. Vuole ritagliarsi un ruolo di maggior peso nello scacchiere interstellare, con più influenza nel Consiglio della Cittadella. Gli Spettri rappresentano l'autorità e il potere della Cittadella. Se accettassero un umano tra i loro ranghi, per l'Alleanza sarebbe un grande riconoscimento. Durante l'assalto hai respinto il nemico completamente da solo, dimostrando non solo il tuo coraggio, ma anche una abilità straordinaria. Ecco perché ti ho proposto come possibile candidato per il ruolo di Spettro. Presumo che l'Alleanza non abbia niente da obiettare. La Terra ne ha bisogno, Shepard. Contiamo su di te. Devo valutare personalmente le tue capacità, comandante. Eden Prime sarà la prima missione che eseguiremo insieme. Tu sarai al comando della squadra terrestre. Recupera la sonda e riportala a bordo il prima possibile. Nihlus ti accompagnerà per osservare la missione. Cosa sa dirmi sui Protean? Solo quello che ho imparato all'Accademia. Erano una specie tecnologicamente avanzata che governava l'intera galassia. Si sono estinti 50.000 anni fa. Nessuno sa come o perché, anche se ho sentito le teorie più disparate. Ma tutti concordano su un fatto. L'attuale civiltà galattica non sarebbe esistita senza di loro. La loro cittadella è il cuore della comunità galattica. E senza i loro portali, il viaggio interstellare sarebbe impossibile. Dobbiamo tutti moltissimo ai Protean. Perché quella sonda è così importante? Tutte le civiltà avanzate della galassia sono basate sulla tecnologia Protean. Anche la tua. Se non avessimo scoperto quelle rovine Protean su Marte, saremmo ancora confinati sulla Terra. Quella volta si trattava di un piccolo database. Ma chissà cosa potremmo scoprire studiando quella sonda. E se contenesse informazioni su qualche tipo di arma, non deve finire nelle mani sbagliate. Per esempio? La fascia di Attica non è il settore più tranquillo dello spazio della cittadella. Nella regione sono presenti molti predoni e gruppi criminali ben organizzati. Per mettere le mani su un manufatto Protean, sarebbero pronti ad attaccare una nave dell'Alleanza. Senza contare che Eden Prime è al confine dei sistemi Terminus. La fascia di Attica è sotto la protezione della cittadella. Un attacco dei sistemi Terminus sarebbe una dichiarazione di guerra.
Tecnicamente sì. Ma alcune specie di Terminus sarebbero disposte a scatenare una guerra per quella sonda. Il Consiglio non vuole essere trascinato in un conflitto galattico contro i sistemi Terminus. Per questo dobbiamo mantenere un basso profilo. Io sono pronto a entrare in azione, Capitano. Ormai dovremmo essere nelle vicinanze di... Capitano, abbiamo un problema! Cosa c'è, Joker? Trasmissione da Eden Prime, signore. Meglio che venga subito a vedere. Sullo schermo. No! Attaccata alla nostra posizione. Ripeto, siamo sotto attacco. Non rilevo nulla. Nessuna comunicazione. Niente di niente. Indietro è ferma 38.5. Rapporto. 17 minuti, capitano. Nessun'altra nave dell'Alleanza nell'area. Portaci dentro, Joker, presto. Questa missione si è complicata più del previsto. Una piccola squadra d'assalto si muoverebbe rapidamente senza dare nell'occhio. Solo così recupereremo la sonda. Prendi la tua roba e vieni nella stiva. Dia Jenkins e a Lenko di prepararsi, comandante. Tocca a voi.